Mentre il presidente del Consiglio Matteo Renzi si trovava in visita a Pompei, a Napoli, contro la legge Sblocca Italia, si è svolto un confronto tra sindaci invitati in città da Luigi De Magistris per avviare un dibattito sulle politiche da mettere in campo per arginare gli effetti derivanti dai tagli ai trasferimenti agli enti locali e in particolare alle nascenti città metropolitane. Una conseguenza della legge cosiddetta Sblocca Italia, che per il capoluogo campano prevede inoltre il commissariamento di Bagnoli e dei progetti per il suo rilancio. Ed è proprio di questo argomento che hanno parlato il Premier Renzi e il sindaco di Napoli durante un incontro avvenuto proprio questa mattina, poche ore prima della conferenza dei sindaci. La presenza del Consiglio ieri pomeriggio ha preso contatti con i miei uffici. Il Presidente del Consiglio voleva incontrarmi stamattina alle 9, un incontro riservato tra me e lui. L'abbiamo fatto a Pompei negli uffici della sovrintendenza, è stato un incontro importante. Io ho posto una serie di punti, soprattutto alcuni, no al commissariamento di Bagnoli, gli ho detto che noi siamo pronti a una proposta seria, discussa con la città, approvata al Consiglio Comunale, dalla Giunta, vogliamo dialogare con le istituzioni rappresentative degli equilibri democratici del Paese, quindi il Governo e la Regione Campania, non siamo quelli del passato che sono stati immobili o in alcuni casi speculatori o che hanno sperperato risorse pubbliche, abbiamo una proposta che non è il Vangelo, può essere migliorabile, ma non accettiamo il commissariamento.